nostri cuori abitano allo stesso tempo un dolore attonito e un orgoglio profondo per questi uomini che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio dell'Italia, della pace, dell'assistenza ai più deboli. Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio nell'informativa alla Camera dei Deputati sulla morte lunedì nella Repubblica Democratica del Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustafa Milambo. Di Maio è intervenuto anche sulla questione sicurezza. La missione si è svolta su invito delle Nazioni Unite, quindi anche il percorso in auto si è svolto nel quadro organizzativo predisposto dal Programma Alimentare Mondiale. Il ministro degli Esteri ha chiesto al PAM e all'ONU un rapporto dettagliato sull'attacco al convoglio del Programma Alimentare Mondiale. Sulla dinamica dell'agguato sono in corso accertamenti anche da parte della Procura della Repubblica di Roma. Una squadra dei carabinieri del ROS si è già recata a Goma per una prima missione investigativa. Onori ai caduti! Ieri sera all'aeroporto di Ciampino le salme di Attanasio e Iacovacci sono state accolte dal premier Draghi e dai ministri della difesa e degli esteri. Oggi è prevista l'autopsia al Policlinico Gemelli di Roma. I funerali di Stato si terranno domani nella capitale, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Successivamente le salme saranno trasferite nei comuni di residenza, Limbiate in provincia di Monza per Luca Attanasio e Sonnino in provincia di Latina per Vittorio Iacovacci.